Sono d'Altomonte, in provincia di Cosenza. Spesso mi viene detto: ma cosa ci trovi di gusto a girare il mondo se non ci vedi? Ecco, qui ad Altomonte io riesco a dare una spiegazione molto facile. Annuso, sento dei profumi, delle piante, dell'erba, delle cucine, dei negozietti che vendono conserve, che vendono prodotti vari, sento le voci, ci sono i bimbi che giocano a pallone sul cortile del castello, c'è il profumo d'incenso a entrare nella chiesa, una chiesa barocca del 1300, dove è possibile toccare un sarcofago barocco, di un artista, senese. Quindi ci sono miriadi di cose che possono diventare interessanti nel viaggio di chi non vede. E magari chi non vede può raccontare questo suo vissuto a chi ha gli occhi invece per vedere altre cose. Allora lo scambio delle cose viste con gli occhi e delle cose sentite con le orecchie, col naso, col gusto quando ci si siede a tavola a mangiare le delizie calabresi. Ecco, questo scambio rende il viaggio qualcosa di veramente ricco e impagabile.